Uno è il progetto che Studio Azzurro sta facendo nella grande crociera dell'ospedale vecchio di Parma. È un progetto che si chiamerà Ospitale, con l'H davanti, a richiamare sia la storia di quel luogo incredibile che Parma ha bisogno di riscoprire perché lo conosce pochissimo, sia a porre l'accento su questo tema dell'ospitalità, che per noi è un tema da porre in qualche modo al centro del dibattito. Studio Azzurro farà una installazione multimediale dell'ospedale vecchio, molto d'impatto, con degli schermi che sono degli enormi lenzuoli che richiamano anche appunto la funzione dell'ospedale e che raccontano questa storia attraverso la collaborazione con un gruppo di ricerca che sta lavorando sull'ospedale vecchio. Sono il primo, come dire, passo verso la riapertura di quel complesso strepitoso che ha come obiettivo quello di rilanciare anche un quartiere che tutti conoscete come l'Oltretorrente, che è un quartiere caro, un quartiere dove io vivo e adoro, è più internazionale, sembra di essere a Marsiglia in certi momenti, un quartiere splendido, però in fondo a Via Mazzini c'è come un burrone, i turisti quel burrone cadono, nessuno arriva in Oltretorrente. Io credo che quando l'ospedale vecchio sarà tutto funzionante, aperto e recuperato, si arriverà anche in Oltretorrente. Cito una cosa che vi butto qua in anteprima, la posso dire? Sì, dai. Abbiamo una mostra molto importante che si chiama Time Machine, che si terrà al Palazzo del Governatore e che sarà una delle mostre che inaugureranno proprio l'inizio, Capitale della Cultura, che inaugurerà l'11, 12 e 13 gennaio. Faremo 3 giorni di inaugurazione, perché siamo stati a Matera, abbiamo visto che Matera una inaugurazione in un giorno è stata abbastanza complicata, quindi la spalmeremo su 3 giorni. Un grande videoartista che si chiama Douglas Gordon, che ha fatto un'installazione che forse qualcuno avrà visto al MoMA o in qualche altro posto, che si chiama 24 Hour Psycho, che è un allungamento del film Psycho di Alfred Hitchcock per 24 ore, quindi con un rallentamento dei fotogrammi enorme, sarà a Parma. È un evento strepitoso perché è un qualcosa che non si vede, si vede difficilmente nelle grandi città europee, che lui abbia accettato in un attimo di dire ok, ve la porto a Parma, già per noi significa essere dentro una dimensione a cui non siamo abituati. Lo sforzo che dobbiamo fare è far finta di essere abituati, cioè dire tutto bene, non siamo particolarmente impressionati. Quindi cito queste due, ma se andate nel dossier trovate i 32 progetti e ce ne sono tanti altri extra dossier che stanno arrivando, che ci stanno impegnando. Insomma, sarà un anno pieno, secondo me, di cose nuove per la città. E a giugno dovete venire a Parma l'anteprima. Ah già, stiamo pensando di fare un'anteprima di 3 giorni a giugno, il 21, 22, 23 giugno. Ma sarà ampiamente pubblicizzata, anzi potrebbe essere un momento in cui il benedetto merchandising del anno 2020 potrebbe essere bene. Grazie. Grazie.